Bentornati qui sul canale di Anime dal Mondo. Io sono sempre Alex e oggi facciamo un grande unboxing perché è un unboxing da 1500 euro circa, perché ho fatto i big money. Come l'ho fatti? Con questo. Ma dai. Bentornati sul canale e spero abbiate capito che era ironica la cosa, perché con questo i soldi non si fanno. Comunque, invece quello che vedete qui è sì vero, nel senso che sono monetariamente sono proprio 1500 euro di roba che riguardano però tutta un'unica soluzione. E adesso lo scopriamo insieme, vi faccio vedere che cosa c'è dentro a uno, però alla fine del video poi vi spiego perché vi ho portato sul canale questo e non altro al momento, perché nel corso del tempo poi vorrò fare anche qualcos'altro sul canale. Come sapete io cerco sempre di trovare qualcosa di diverso ogni tanto, anche per dare una tonalità diversa anche al canale. Quindi adesso andiamo sul tavolo e vi faccio vedere che cosa c'è dentro, cosa c'è in questi pacchi a uno che in tutto valgono circa 1500 euro e non sto scherzando. Intanto vi dico come al solito che qua sotto, come al solito, trovate tutti i link, i miei social, tutto quello che ne concerne, il negozietto Amazon, che non nascondo che ci guadagno quelle briciole quando fate degli acquisti, ma è normale, un po' tutti lo fanno. E poi ovviamente c'è sotto anche il link di questo, perché così posso fare altri unboxing da 1500 euro. Vero? Comunque, detto questo, andiamo sul tavolo e vi faccio vedere cosa c'è dentro. Mi sembra giusto, no? Perché non l'ho scritto nel titolo apposta. Bene, possiamo iniziare con questo. Non so esattamente quale sia uno o quale sia l'altro, so che quelli più grandi ve li lascio alla fine. Lo andiamo a spacchettare. Insieme, ovviamente si butta via tutto. Intanto guardo prima cosa c'è dentro, così so se ve lo devo far vedere subito oppure no, perché magari si capisce o che cosa. Beh, questo sì, si può benissimo far vedere. Questo è un caricabatterie fast charge e smart charge da 65 watt. Ci sono varie combinazioni che si possono fare: 65 watt dall'USB-C direttamente ad un device, si può caricare qualsiasi cosa, anche dei PC portatili. E però se si aggiungono dei cavi, quindi si carica contemporaneamente, le cose si dividono. Se non mi ricordo male, era un 4520 o giù di lì. Comunque sotto vi lascio ovviamente tutti i link che vedrete, perché in questo video non posso spacchettare tutto perché non ci starei una vita. E quindi vi faccio vedere che cosa c'è dentro. Poi lasciatemi i commenti qua sotto se volete sapere qualcosa di più su quello che andiamo a vedere oggi e magari facciamo un video a parte. Fast charge, 65 watt, quindi ultra veloce come carica batterie da muro. Però ho preso questo perché, oltre ad avere questo che è abbastanza compatto, ha il cavo di alimentazione, quindi non ha la spina direttamente sull'alimentatore, ma ha un cavo di alimentazione col filo, quindi si può staccare quello e in una borsa è meglio, diciamo così. Quindi questo è un caricabatterie. Qua dentro invece ci sono due cavi USB-C da che supportano i 100 watt e quindi il fast charge. Ce ne sono dentro due. Andiamo a scittare la scatola e questo l'abbiamo visto. Scusate il casino, ma ovviamente questo è lo spazio. Andiamo a vedere il secondo, senza farvi vedere ovviamente gli indirizzi. Eccoli qua. Andiamo a spostare questo, vediamo cosa c'è qua dentro. Allora, qua non so esattamente cosa c'è dentro. Ah, sì, ok. Vediamo se è quello che penso prima di farvelo vedere.
Ok, sì, è un accessorio, ma ve lo dico tra poco perché questo è un accessorio che serve per quello più grande, insomma. Quindi lo metto qua da parte. Andiamo a vedere invece che cosa c'è qua dentro. Spero non si sia visto, ma al massimo lo cancelliamo. Ok, qua. Ok, già qua potete intuire invece qualcosa, perché lo andiamo a scartabellare, perché insomma, vai via, tutta sta carta, ma via, su, via, via, intanto pulisco io poi. Quindi, oh, questo è un landing pad, e già avete capito cosa può esserci. Questo è un landing pad per elicotteri, droni. Chissà. Comunque è un landing pad con la doppia faccia, quindi arancione grigio e grigio arancione, ma ho preso questo perché è gommatino e soprattutto lo pieghi e lo metti dove vuoi, capisci? Capisci? Bene, questo lo metto da parte. Andiamo ad aprire l'altro. Vediamo qua cosa c'è dentro. Ho preso un sacco di roba. Qua c'è una tracolla. E poi delle protezioni da schermo. Forse qualcuno già ha intuito. Andiamo a vedere un altro pacco. Sto andando veloce perché sennò sarebbe veramente lungo questo video e magari vi insomma vi. Ok, in questo pacco invece ci sono dei filtri fotografici della Skyrit. Già qualcuno si stanno raddrizzando le orecchie. CPL, l'ND32, l'ND8, l'ND16, 64 e 128 che servono per ridurre la luce negli obiettivi. Andiamo avanti con questo, sempre uno piattino. Questo forse è quello che è più grosso, ma che ha dentro meno roba di tutti. Esatto. Ecco qua. Questa è l'Extreme Pro SanDisk da 128 giga. Allora, io se vi dovessi consigliare una mini SD, un SD, eccetera, soprattutto io che uso per esempio le macchine fotografiche che sono di un certo livello e soprattutto dove registro 4K nella maggior parte dei casi, oltre alle fotografie, vi posso assicurare che queste Extreme Pro non mi hanno mai abbandonato. Sono veloci il giusto, funzionano bene, non si guastano, almeno finora io ne ho forse una decina di tutte le macchine che ho e quindi vi posso assicurare che non se ne è mai bruciata una. A me è sempre andata bene, probabilmente, però non le cambierei con nessuno. Extreme Pro, e tra l'altro questa da 128 l'ho preso perché era in offerta, ma spesso e volentieri sia le SD che le mini SD come queste, micro SD, sono in offerta su Amazon. Quindi io vi lascio sotto il link, teneteli d'occhio perché se avete bisogno di memorie, queste sono secondo me le migliori sul mercato come qualità-prezzo, vanno benissimo e sono abbastanza veloci per fare più o meno praticamente tutto, a meno che non abbiate una macchina super esagerata da presa e allora ci vogliono delle SD un po' diverse. Ma questa vi assicuro che va benissimo. Cellulari, droni, minicam, macchine fotografiche, tutto vanno benissimo, io ho solo praticamente queste. Andiamo avanti perché siamo arrivati a 1, 2 e 3. Quindi quelli più grossi non ci stanno neanche nell'inquadratura. Vedi un po'. Allora, quale apriamo per primo? Allora, intanto faccio così perché non so qual è uno e qual è l'altro. Prima lo guardo io e poi ve lo faccio sapere. Tanto voi guardatevi quello, cosa c'è scritto, se vi interessa. Però voglio prima vedere. Ok. Allora questo ve lo faccio vedere dopo. Vediamo invece questo. Questo è il clou di tutto l'unboxing. Sono quasi emozionato ad aprirlo. Siete pronti? Tutto pronto? Ricordatevi che tutto questo. Voi sembra di no, ma l'ho comprato con questo, eh sì, perché ho fatto i soldi con questo, assolutamente, che trovate su Amazon. Toh!
beccatela lì. Spero abbiate capito la mia ironia, spero l'abbiate capita. Allora, qui dentro cosa abbiamo? Abbiamo questo, che è una protezione. Adesso vi faccio vedere il resto, forse avete già intravisto qualcosa qua, ma togliamo questo perché non c'è dentro più niente. Ragazzi, abbiamo tra le mani il DJI Mini 3 Pro. Questo drone, che è nella fascia degli inoffensivi, mi aveva già colpito, e siccome ho varie cose in testa ed era da un pezzo che volevo riacquistare un drone, perché all'epoca io acquistai un Mavic, il primo Mavic che uscì della DJI, e ne rimasi folgorato. Poi per altre questioni non riuscivo a usarlo, perché non riuscivo mai a usarlo, non perché non riuscissi a usarlo, perché poi ho fatto anche il patentino, e mi raccomando, se usate dei droni non giocattolo, un po' come questo, mi raccomando, sarebbe consigliabile fare la piccola assicurazione che si può fare. Poi, se avete bisogno di informazioni, sul sito di D-Flight, ve lo lascio in descrizione, trovate tutte le indicazioni, ma se avete bisogno, comunque chiedetemi e vi saprò dire qualcosa in più su quell'argomento, perché sui droni, soprattutto di questa fascia, quindi un po' più, diciamo, semi-professionali, soprattutto per la camera, anche se è inoffensivo, bisognerebbe dotarli del QR code dell'operatore. Io ho un mio QR code da attaccare a questo DJI. Questo è il DJI Mini 3 Pro che ho acquistato, soldi miei, fatti col Diorama Project, ormai ve la siete segnata, ormai ve la dovete beccare, perché ho... voi non lo sapete, ma io ho messo su un piccolo canale che si chiama Timelapse Relax, che dove carico i miei timelapse o timelapse che mi piacciono, e niente, carico solo quelli, sono brevi filmati, ma mi piacciono tanto i timelapse. E questo Mini 3 Pro è un drone che fa veramente un sacco di cose. Può mettere la camera in verticale, quindi diciamo un po' registrare alla TikTok piuttosto che alla Instagram, beh, insomma, messi in verticale come se voi vedeste un telefonino, ma soprattutto ha una camera con un 1.7 di apertura, con un gimbal stabilizzato fantastico, e lui di per sé, con meno di 249 grammi che io sappia, è un inoffensivo e puoi andare anche in città senza particolari, autorizzazioni. In questa confezione c'è il nuovo radiocomando RC, quindi il DJI RC, con lo schermo da 5,5 pollici, se non ricordo male, e quindi non avete bisogno del vostro telefono. In questo caso a me serviva una cosa che non fosse e non mi castrasse il fatto di avere il telefono attaccato al radiocomando, perché sì, è vero che da una parte può essere comodo, dall'altra no. In questo caso mi è più comodo perché sul telefono almeno posso guardare le mappe di D-Flight. Se non sapete cosa sono, comunque vi lascio sotto il link di D-Flight, potete andare a giocarci un po', a guardare un po'. Questo era l'unboxing non finito, perché c'è ancora un pacco, per questo oggettino, che è piccolissimo, perché è molto piccolo. Però insieme a tutti gli altri accessori, questo poi in realtà è quello che serve per chiudere le eliche, quindi per dargli una sorta di protezione alle eliche quando è chiuso. Quindi non ve l'ho fatto vedere prima perché bene o male poi si sarebbe capito, però è questo. Questa invece è la protezione di gomma in silicone per il radiocomando. Quindi ho tutti gli accessori possibili e immaginabili per questo DJI Mini 3 Pro, che prossimamente magari vi porto anche sul canale, vi faccio vedere un po' com'è e le prime impressioni. Io ho provato il Mavic 3, quello più grande, recentemente durante le ferie, però è grande, devi avere per forza il patentino, a me è scaduto e quindi dovrei rifarlo, e anche perché l'ho fatto veramente tanto tempo fa, ma con questo Mini 3 almeno posso star sicuro, ho la mia assicurazione e tutto il resto. Andiamo a vedere l'ultimo pacco, perché effettivamente non vi ho fatto vedere l'ultimo pacco, che è quello che fa più casino, anzi altri due, e non ve ne ho fatti vedere altri due, ma adesso lo faccio vedere.
questo lo... Scusate il casino, ma... Oh, va, va, va. Su, via, via tutto. Questa è la valigetta per contenerlo. In realtà non è che ne avessi bisogno, ma per il mio primo Mavic ce l'avevo, quella rigida che non fa passare neanche l'acqua, insomma, e ne ero rimasto soddisfatto. Tra l'altro qua ci sono anche bellissimo degli adesivi DJI, qua ci sta il DJI completo con delle batterie, gli accessori, il Mini 3 Pro, i vari, ovviamente perché si può mettere anche l'RC, il radiocomando precedente che comunque funziona con il Mini 3 Pro, che però è quello senza schermo. Invece qua con questo può starci dentro tutto, anche i filtri, perché qua dentro c'è una scatolina e vanno benissimo qua dentro i filtri. Tutta imbottita, antipioggia, e ho detto meglio prenderla che non si sa mai. Però questi sono graditi perché sono dei belli adesivini, vedrò se attaccarli fuori o meno. Ma c'è un altro pacco, perché... Adesso poi vediamo come fare a chiuderla bene, ok? Che è questo, l'altro pacco contiene... il Fly More Kit, che ha già dentro la sua bustina, insomma la sua sacchettina, ma è quella morbida che può essere, insomma, portata a tracolla, però quando vado in giro faccio le riprese preferisco avere quella rigida per sicurezza. Dentro al Fly More Kit troviamo la borsa, troviamo l'hub per caricare 3 batterie e 2 batterie aggiuntive, quindi quella del DJI Mini 3 Pro che è qua dentro, più queste due, più delle eliche di ricambio, altre eliche di ricambio dovrebbero essere anche qua dentro, e il cavetto di ricarica per mettere in carica l'hub delle batterie. Quindi io avevo preso questi due cavi perché non si sa mai, anche perché questo è potente, quindi in teoria tutto l'hub o comunque una batteria, se attaccata al drone, riesce a caricarla in 1 ora e 4 minuti circa. Quindi ho fatto tutto il kit e circa siamo appunto a poco più in realtà di 1.500 euro, perché insomma ho preso tutto il kit e tutto quello possibile per avere tutto insieme. Questa era la protezione, non ve l'ho fatta vedere prima perché si sarebbe visto questo però vabbè, questo è tutto quello che c'era nell'unboxing da 1.500 euro, ragazzi. Cioè io forse non ho mai fatto un unboxing così costoso in realtà. Però sono contento perché è una cosa che volevo acquistare da tempo e volevo proprio una cosa di questo tipo, cioè un drone inoffensivo. DJI è una garanzia sui droni, li aggiorna spesso, sono molto stabili in volo, vi assicuro. Io ho provato appunto recentemente il Mavic 3 ed è pazzesco, anche perché vabbè, è anche di un'altra fascia, quindi insomma supera i 250 grammi abbondantemente, ma insomma devo dire che il DJI con questo Mini 3 Pro ha fatto il botto, perché ha un sacco di funzioni, anche l'Active Track, che è molto interessante. Ribadisco, se volete sapere qualcosa in più di questo, soprattutto del DJI Mini 3 Pro, ci sono tanti video su YouTube, ma se volete chiederlo a me, fate pure, io cercherò di mettere in piedi il tutto. E adesso un attimo e vi saluto, eh? Ok, sono arrivato alla fine di questo video. Questo è l'unboxing e non vi dico che cosa c'è dall'altra parte con tutte le scatole che ho buttato lì. Ma spero vi sia piaciuto, ovviamente, come unboxing. So che qualcuno avrà da ridire perché ho stento, ma io sono contento del mio acquisto, sinceramente. E poi l'ho acquistato con questo. Vabbè, forse pochi capiranno questa scenetta, ma così mi ha fatto veramente ridere. Nel video scorso tutta questa cosa, quando vi ho presentato effettivamente questo, e allora niente, l'ho presa sul ridere perché non devo fare altro, solo prenderla sul ridere. Cosa dirvi d'altro? Che ci vediamo al prossimo video. Se avete bisogno di qualche informazione su questo, comunque chiedete, io sotto vi lascio tutti i link di tutto quello che avete visto e di tutto quello che insomma concerne un po' il canale, ma soprattutto di questi, perché questi secondo me tanta bella roba. Da Alex e Anime dal Mondo è tutto. Ciao!